La Fermana vince la Coppa Italia Dilettanti battendo in finale il Matelica al termine di una partita che la squadra canarina ha cercato di far sua, spingendo sin dalle battute iniziali sull'acceleratore, lasciando al Matelica solo qualche ripartenza. Matelicesi privi di api con Colella in cabina di regia. Quando al 23° minuto della ripresa è stato costretto quest'ultimo ad uscire per infortunio, il Matelica ha perso il suo riferimento a centrocampo, disorientando spesso il suo gioco. Fermana vittoriosa con pieno merito, Matelica sconfitto con poche scusanti, anche se l'equilibrio tra le due contendenti si è spezzato solo nel primo dei due tempi supplementari, quando il neo entrato Attadia ha risolto una mischia in favore del club canarino, un premio strameritato per il giocatore argentino. La soddisfazione per la conquista della Coppa Italia, primo trofeo della stagione, nel racconto di Massimo Perra. Un punto di riferimento, una partenza quindi. Sì, una partenza, partire su questo risultato, su questa prestazione, perché battere il Matelica non è facile, perché se stanno primi in classifica ci sta un motivo. Noi ci siamo riusciti, anche se in 120 minuti abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra, che possiamo dare fastidio. È stata una partita difficile, giocata sino in fondo, tanta generosità e impegno, sicuramente Massimo Perra ancora una volta ha dato dimostrazione che c'è come. Sì, l'impegno ci sta sempre. Vorrei dire una cosa, perché su un campo del genere secondo me non è da fare una finale, perché veramente il campo non è a condizione, anche tutta la zona, tutta gli spalti, tutto, secondo me non è un stadio da fare una finale. La cronaca. Ottavo, angolo di Staffolani, colpo di testa di Severini, pallone facile preda del bravo Chessari. Fermana e Matelica non si affidano ad alchimie tattiche particolari, spingono sull'acceleratore anche se i canarini appaiono più determinati. 31esimo, occasionissima per portarsi in vantaggio, capita la Fermana, bella la manovra dei canarini che liberano Marcos Bolzan, cross per Pirro, la difesa matelicese si salva rifugiandosi in calcio d'angolo. 37esimo, ancora Fermana pericolosa, Mattia Fabiani sulla corsia di sinistra innesca Mangiola, gran tiro, Spitoni sventa la minaccia da campione. La seconda frazione di gioco si avvia quando Perra perde il controllo della sfera, Colella come un fulmine si avventa sulla stessa, tira, Chessari non si fa ingannare. Ecco il pallone in avanti, una parabola molto alta, comunque non ne raggiunge nessuno. Un minuto dopo, secondo, ci prova Mattia Fabiani con una semi rovesciata, strappa applausi ma non inquadra la porta. Al quarto Tartabini serve Marcos Bolzan, il tiro dell'argentino è senza pretese, Spitoni sventa la minaccia. Al sesto Staffolani saggia le sue qualità balistiche, Chessari salva la propria porta. 20esimo, ci prova Severini sulla corsia esterna, Chessari controlla con sicurezza il cuoio. 33esimo, occasionissima per la Fermana. Vede il faccia a faccia tra Fermana e Matelica, le due squadre che sono anche protagoniste. Spitoni nega la gioia del gol a Pirro. Il gol partita, il gol che decide, arriva al quarto del primo tempo supplementare. Colpo di testa dell'argentino Attadia sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Potrebbe pareggiare Matelica al terzo del secondo tempo supplementare. Trudeau, appena entrato in diagonale da destra, prova il tiro, la sfera attraversa tutto lo specchio della stessa e finisce sul fondo senza che nessuno possa intervenire. Il resto è storia, con la consegna della coppa da parte del presidente del comitato regionale Paolo Cellini. Le considerazioni sulla gara da parte del tecnico del Matelica Nicola Spuriforotti. No, è stata una partita dura, battagliata, sicuramente molto equilibrata. Forse loro hanno mantenuto un po' il pallino del gioco, ma tutto sommato le occasioni niente. Tanto queste partite ti concedono un'occasione per parte, noi l'abbiamo sbagliata prima di loro e loro hanno fatto gol. Comunque si chiude un 2012, anche se la Coppa è sfuggita praticamente in maniera non positiva ma di più. Sì, non ci aspettavamo di star qua sicuramente, siamo venuti anche in finale in Coppa, adesso questa abbiamo persa, ma ci ritempriamo per il proseguo del campionato.